Il calcio, la passione degli italiani, sta per tornare. Il 20 giugno inizieranno i campionati di Serie A e Serie B. Per quanto riguarda invece la Serie C, bisognerà attendere la decisione del Consiglio federale in programma l'8 giugno. Buonasera dallo studio centrale di TV6 per un nuovo numero di replay. Saluto il collega in studio Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Ringrazio Maurizio Daguì in regia in questo nuovo format caratterizzato dalla presenza di alcuni ospiti sempre presenti durante questi 90 minuti e tanti collegamenti previsti anche per questo numero. Un lunedì importante, infatti in serata è stato diramato il nuovo calendario del campionato di Serie A. Serie A che ripeto inizierà il 20 agosto e terminerà il 2 agosto. Si è parlato anche oggi in FIGC della ripresa della prossima stagione ed il presidente Gravina ha fatto intendere che una data possibile è quella del 17 settembre. Sono tante le notizie della giornata. Vado a salutare subito gli ospiti collegati nella nostra piattaforma. Ecco, vedo in sequenza Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Un saluto Buonasera, saluti al tutti. collega Walter Nerone, anche lui con una barba bianca. Buonasera Walter. Buonasera a voi tutti. Sotto di te c'è l'altra barba bianca, Totò De Leonardis. Buonasera Totò, vi siete messi d'accordo, credo, in questo lockdown per cambiare look. Buonasera Totò. Ciao, buonasera a tutti, E ciao. buonasera a Riccardo Clinco Sbarbato. Buonasera Riccardo. Sbarbatello. Allora, Andrea, possiamo riassumere in pochi istanti le novità della giornata? Abbiamo detto diramato il calendario della Serie A. Le tappe più importanti, Andrea? Beh, insomma, il 20 e il 21 si giocheranno i recuperi, quelle partite che non erano state disputate in quanto rinviate prima del lockdown. Sarà Torino-Parma a riaprire il campionato. Ricordiamo che il 17 ci sarà la finale di Coppa Italia. Vanno ufficializzate le date delle semifinali di ritorno, sempre della Coppa Italia. Però Torino-Parma riaprirà il campionato. Dopodiché, dal 22 di giugno ci sarà lo svolgimento della 27ª giornata e da allora si giocherà praticamente ogni 3-4 giorni si svilupperanno le varie giornate di campionato che saranno concluse entro il 2 di agosto. Entro il 2 di agosto, se non ci saranno contrattempi, il campionato di Serie A sarà finito. Poi evidentemente ci sarà spazio per le coppe europee e poi si penserà alla prossima stagione che diciamo così, formalmente inizierà il 1º di settembre come anno sportivo, però il campionato di Serie A potrebbe iniziare il 12 di settembre, così ha lasciato intendere quest'oggi il presidente federale Gabriele Gravina. Se mi permetti, Enrico, diciamo che oggi sul fronte contagi, diamo anche questo Sì, aggiornamento, sì. un solo contagio viene registrato e di pertinenza della ASL di Chieti. Rispetto alla giornata di ieri ci sono 3 decessi in più, 29 i dimessi o guariti, 1272 i tamponi processati. A te. Ecco, ovviamente senza farvi vedere il calendario, diciamo subito qualche data delle partite più importanti. Ad esempio, il 24 giugno si giocherà Atalanta-Lazio, poi a luglio, il 7 luglio Milan-Juventus, l'11 luglio Juve-Atalanta e 20 luglio Juve-Lazio. Ma prima di sentire i nostri amici collegati, sentiamo cosa ha detto oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina su queste nuove linee guida della stagione. Il momento più difficile qual è stato? Ah, ce ne sono stati diversi, diciamo quello più significativo il giorno in cui è arrivata la famosa comunicazione della rinuncia della Francia a continuare le attività, o comunque del provvedimento che ha impedito ai francesi di riprendere la loro attività. Chiaro che quando all'interno di quel panorama internazionale una delle Big Five viene meno mentre altri ancora non hanno preso decisioni, è chiaro che tutto questo poteva avere un peso sotto il profilo dell'influenza negativa. Ma abbiamo mantenuto la barra dritta, siamo andati avanti coordinandoci sempre costantemente con la UEFA e quindi il risultato oggi credo che sia un risultato importante per tutti. La questione della quarantena, 14 giorni, quarantena fiduciaria obbligatoria al di là dei termini, che margine di speranza avete da qui al 19 giugno che si possa tornarne a parlare?
Il calcio non ha mai chiesto scorciatoie, non abbiamo mai chiesto sconti. Oggi esistono delle norme chiare, delle norme che comunque consentono di poter continuare l'attività isolando un atleta o una persona, un protagonista dello staff, continuando gli allenamenti. Sappiamo che esiste questa norma all'interno di un DPCM, l'augurio, l'auspicio che si sia a breve, così come abbiamo scritto, accompagnando quel protocollo al ministro Spadafora, di valutare una settimana prima, quindi noi una settimana prima dell'inizio dei tornei, quindi dalla Coppa Italia nel caso specifico, manderemo sulla base dell'andamento della curva epidemiologica una nuova proposta, nella speranza che trovi spazio appunto all'interno di una rivisitazione di quella norma, che oggi è una norma che teoricamente, ma potrebbe anche rivelarsi dannosa poi in pratica, oggi crea grande ansia, grande preoccupazione a tutto il nostro movimento. Ha detto: se si parte il 12 settembre non ci sono problemi, altrimenti si può pensare a un format diverso, che significa eventualmente poter traslare i playoff, playout l'anno prossimo, magari giocando solo l'andata? Non c'è una decisione in questo momento. Sulla base di una bozza di programma già stilato in maniera ancora embrionale da parte della Lega di A, e la Lega competente in questo momento a decidere la sua programmazione, mi sembra che il calendario sia un calendario che permette lo svolgimento con partenza dal 12, ma anche leggermente più tardi per la stagione 2022. Nel caso in cui ci dovessero essere degli impedimenti oggettivi, come sapete l'articolo 218 del decreto rilancio consente alla federazione di andare in deroga ad alcune norme dell'ordinamento sportivo e quindi riprogrammare meglio la stagione 2021. Allora, abbiamo sentito il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Walter Nerone, intanto ti chiedo come stai, perché è la prima volta che partecipi a questo incontro con Replay. Tutto bene, Walter? Sì. La caviamo decorosamente. Allora, Walter, che idea ti sei fatto di quanto è accaduto negli ultimi giorni con questi contatti che continuano tra FIGC, governo e varie leghe di Serie A, Serie B, Serie C? Stasera sono stati diramati i calendari della Serie A, insomma, si riparte. Sì, oddio, la volontà di ripartire secondo me era diffusa. Ovviamente da parte del governo mi è parso di capire un minimo, cioè la volontà di volersi cautelare rispetto a eventuali possibili andamenti non buoni del contagio, mentre il calcio, diciamocelo chiaro e tondo, aveva bisogno di ripartire, perché a questo punto è un po' come il discorso delle scuole. A questo punto ogni anno il calcio andava a farsi il mese di vacanza. I francesi e gli olandesi di fatto che cosa hanno detto? Chiudiamola qua, probabilmente è stato più facile, chiudiamola qua e pensiamo a partire bene dopo agosto. Però è anche vero che il sistema calcio italiano dal punto di vista economico probabilmente non poteva permettersi questa rinuncia. Del resto non ci ha rinunciato la Germania, non ci ha rinunciato la Spagna, anche perché secondo me insomma ci sono anche dei valori che vanno un po' oltre, cioè è un segnale per la società tutta, insomma, quella sì. Che si riprende. Ecco, lo chiedo anche a Totò De Leonardi, se il presidente Gravina temeva soltanto quella decisione di sospendere il campionato francese, perché ovviamente sono 5 i campionati più importanti, se si blocca uno di questi paesi poteva condizionare anche gli altri. Totò. Sì. Ah sì, voglio dire, sicuramente questo era il dubbio, anche il pericolo, quando dal punto di vista di Gravina, poi della federazione. Però chiaramente io, già lo mi sono espresso altre volte, credo che la scelta che ha fatto online non è che sia così sbagliata, secondo me. Nel senso che sì, questa necessità di ripartire dall'emergenza, cioè di mettere su un provvedimento di emergenza che consente di partire, ma credo che questo sia un piano fino a se stesso, voglio dire. Tra l'altro una cosa che ho letto sul giornale, quindi non l'ha detto Gravina, questo piano C, si è parlato di un piano C, qualora ci dovesse essere una
una sospensione che di decidere la retrocessione e la salvezza con un algoritmo, il che mi sembra una cosa folle solo a pensarla, cioè pensare che si possa decidere dopo tutto questo sforzo che si fa per ripartire eccetera, che alla fine non si può fare, si dà la possibilità a un algoritmo, non a una persona fisica o una struttura, di stabilire chi deve retrocedere e chi no, mi sembra folle già questo come ipotesi. Ovviamente spero che non si faccia, che si vada avanti, che si possa comunque e soprattutto ripartire, che non aumentino i contagi, perché dipende tutto da lì. Esatto. E mentre sì, ma di fatti, sì, dimmi, Totò. No, volevo in effetti io questa emergenza la capisco, so che magari c'era questa necessità, però mi piacerebbe che si pensasse anche a un modo diverso di fare calcio, perché non è vero che la ricetta del calcio italiano sia quella giusta, secondo me, per guardando il futuro, perché insomma, ragazzi, pensiamo solo una cosa, che 90 anni di calcio, voglio dire, 90 anni di calcio. Scusa, c'è un No, chiedo scusa, però tutti gli ospiti devono restare in silenzio perché la piattaforma sì. È tutta aperta con i microfoni. Grazie. No. Velocemente, Totò, perché abbiamo subito dei collegamenti. Sì, c'è Remo che mi disturba, lo sono visto. Sì, buonasera all'inviato di Mediaset, Remo Croci. Buonasera, Remo. Ciao, buonasera a tutti, ciao Totò. Ciao. No, volevo concludendo rapidamente e poi magari lo riprenderemo. 90 sì. Anni di calcio, di campionato italiano, 29-30, il campionato è stato vinto da 12 squadre, dico 12, negli ultimi 20 anni sono state 4 società a vincere lo scudetto, quindi non è vero questa storia, il calcio purtroppo ha avuto un'evoluzione incredibile, per cui si gioca uno sport in cui non c'è parità, non c'è... voglio dire, c'è la differenza, sono abissali. Dire che possa essere la normalità questa nella modernità, voglio dire, si deve trovare una soluzione, magari cominciare a d'accordo, capire d'accordo. Quale calcio fare per il futuro, non questo chiaramente. D'accordo. Allora, ho visto Remo Croci, subito un segnale dalla regia all'amico e collega Remo Croci, il telefonino in orizzontale così ti vediamo meglio, eccoci. Allora, Remo, intanto grazie per aver aderito al nostro invito, ti chiedo come stai e so che non è un bel momento perché c'è stata la perdita del tuo papà e quindi ti rinnoviamo le condoglianze, caro Remo. Oggi è una giornata bella anche per la tua regione, le Marche, perché mi sembra che ci siano stati 0 contagi e 0 decessi per la prima volta e questa è la notizia più importante forse, no, della giornata, Remo. Beh, sicuramente questa è una notizia che rende merito un po' a tutto quello che è stato fatto nell'ultimo periodo, perché insomma le persone, le comunità hanno avuto un atteggiamento di grande attenzione e quindi insomma oggi si ottiene un risultato molto importante, soprattutto per cercare di avere questa etichetta di Covid free, che in tema di turismo insomma significa molto, ma soprattutto in termini di sicurezza, e quindi insomma è stata accolta molto molto in maniera veramente brillante. Sentiremo, tu ovviamente sei un giornalista ad ampio raggio, ti occupi di cronaca, però lo sport è stata la tua prima passione, questo calcio che ricomincia oggi, i calendari di Serie A, che ne pensi del fatto che in uno stato di emergenza ovviamente anche l'industria calcio deve tornare a muoversi? Ma guarda, io come hai ricordato insomma ho iniziato col calcio e spesso sono stato anche tuo ospite proprio delle tue trasmissioni, fra l'altro voglio ricordare che il mio primo servizio per il gruppo Mediaset è stato all'Adriatico per una partita, credo che fosse un'amichevole fra Pescara e la Lazio. E allora insomma, ecco, questo per spiegare che sì. Mi sono occupato di calcio e poi ovviamente sai quanto io tenga la San Benedettese, che adesso magari è in Lega. Però insomma la ripresa del calcio è una ripresa di un comparto che è importante,
perché fa parte della nostra vita, della nostra società. Sicuramente, insomma, tutte le attenzioni, il grande business che c'è intorno a questo settore, a questo mondo, era inevitabile che, insomma, procurasse tanto clamore. Ho sentito la parte finale di Totò parlare dopo il maestro, insomma, è tanta roba. Io sono d'accordo con Totò, insomma, il calcio che deve venire deve essere necessariamente, è vero, un calcio nuovo, ma un calcio diverso proprio nel sistema. Credo che purtroppo ci sono personaggi che non hanno quella competenza per essere in quei ruoli. E quindi ti riferisci a qualcuno in particolare, Remo? Ma guarda, se ad oggi tu mi chiedi chi è il presidente della Lega di B oppure no, io non lo so, non lo so. Però conosci Gravina come presidente della federazione? Sì, Gravina. Allora, Gravina si presenta nell'ultima parte, io almeno seguendo le cronache, con l'algoritmo, no? Sì. Se il campionato non ci fosse stata poi la decisione di continuare. Ma santo Dio, l'algoritmo nell'informatica è già difficile a comprenderlo. Ma poi cosa significa adottare l'algoritmo in un campionato di calcio? Fare le medie. Allora facciamo una bella cosa. Giochiamo due partite, quattro partite, poi assegniamo promozioni, campionati così. Ma siamo seri? Ma vogliamo essere un paese serio? Allora non diciamo ste stupidaggini. Walter, che ne pensi di questa... di questa valutazione di Remo? Mi sembra che anche tu sei d'accordo. L'algoritmo, Walter. Sull'algoritmo Walter, sei fuori schermo, ok. Sì, sull'algoritmo ho qualche perplessità, perplessità anch'io, perché l'algoritmo è tanto, come dire, è tanto funzionale in mille applicazioni quanto secondo me fuori contesto nel calcio e comunque negli sport di, diciamo, di contatto, perché praticamente vuol dire rendere aritmetico o se vogliamo perfino anche geometrica evoluzione di uno sport che poi alla fine si fonda sull'estro, sulla fantasia, sull'imprevisto, sulla svista arbitrale, sul fuorigioco. L'algoritmo cancella tutto questo, prende il cammino di una o due delle squadre in un contesto di le squadre di pari forza contro, dentro, fuori, con quelle più forti, con quelle più deboli, lo trasforma in una media matematica e ti proietta il campionato. In pratica l'algoritmo ci potrebbe dire tutto dopo un paio di partite, come giustamente diceva Remo. Totò ci diceva in 20 anni hanno vinto in 4 lo scudetto, con gli algoritmi praticamente probabilmente diventerebbero 3 o 2. Allora, l'organico più forte per l'algoritmo vince, non ci sono... In Serie D è già utilizzato per le promozioni l'algoritmo, cioè a parità hanno l'algoritmo e vedono la squadra. Posso dire cosa? Velocemente, perché dobbiamo andare di fretta. Un flash. L'algoritmo è un modo, come dire, cibernetico di dire guardiamo gol fatti, gol subiti e quelle cose là. Allora lo facciamo con la vecchia formula della giochiamocelo con la PlayStation. Diventa è un altro sport, è un altro sport. L'algoritmo è quello che fa funzionare il calcio virtuale nelle sale scommesse. Allora, ok Walter, allora Andrea Costantini, una domanda per il collega Remo Croci che dobbiamo lasciare perché entrano ed escono molti ospiti. Buonasera a Remo Croci, cosa pensa della vicenda protocollo, soprattutto in riferimento alla quarantena del gruppo qualora ci sia un contagiato? Su questo fronte bisogna ancora lavorare. Ma sì, io dico che appunto il protocollo doveva essere preso in comune accordo con i dirigenti, con gli stessi calciatori. So quanto l'associazione dei calciatori abbia e stia lottando proprio per avere un ruolo ancor più di considerazione all'interno di questo protocollo, anche perché abbiamo visto che fra l'altro
io posso parlare per un'esperienza diretta con le videoconferenze delle regioni. Beh, fino a notte tarda le regioni avevano raggiunto degli accordi di protocollo con il governo, poi a mattina alle 7 a colazione quei protocolli erano completamente cambiati ed erano protocolli che non potevano avere una risultanza giusta, applicabile. E così anche questa per il calcio. Cosa significa se un calciatore viene appunto trovato positivo, allora si azzera di nuovo tutto? Ma allora non partite per niente, non proviamoci niente, perché è tutto inutile, è tutto inutile. Remo, come possiamo chiudere questo tuo intervento? Cosa ti auguri soprattutto? Allora io mi auguro innanzitutto che questo nostro paese possa ritrovare la massima sicurezza e possa ripartire, perché insomma io che ho girato in questa lunga quarantena, ho incontrato e ho raccontato queste storie, però ho anche raccontato, per esempio io oggi sono reduce da un incontro con il governatore dell'Umbria, Tesei, dove è una regione Covid free, 11 contagiati nell'arco di tutta questa pandemia. Allora io dico che bisogna che l'Italia riparta, ma con la consapevolezza di fare le cose per bene e non sempre essere legati a delle soluzioni questa volta è proprio il caso di dire soluzioni tampone. Bisogna prendere in esame tutti i comparti e dare soprattutto voce a chi fa nel proprio lavoro il proprio mestiere. Le competenze vanno attribuite, cioè i calciatori devono essere loro a dettare e non a ricevere, perché il calciatore è ad essere equiparato al dirigente d'azienda, deve essere equiparato all'operaio, al dipendente. Perché deve essere sempre escluso? Perché poi si passa sempre con la solita storia: ah, sono calciatori perché guadagnano bene, quindi se fanno 40 giorni di ritiro collettivo che cosa vogliono? Ma che cosa state dicendo? Ma che cosa sia state contento dicendo? Delle tue parole credo che sia contento Galano, che è entrato in piattaforma e salutiamo, lo invitiamo ad attendere. Buonasera Cristian. Remo, volevo chiudere con te perché avrei sicuramente il piacere di salutare anche Francesco Di Francesco, con il quale ho avuto tante esperienze in passato, no? Mi hai detto organizziamo una puntata con vari personaggi, deve starci anche Francesco, vero Remo? Sicuramente, guarda, se mi invidi c'è Francesco, arrivo e anche gli altri, ho visto Nerone, poi Totò, però ho visto che bisogna farsi crescere un po' la barba. Sì, sono tutti Babbo Natale. Perché i grandi maestri, quindi Francesco qualche volta t'ho visto con la barba, quindi dai, dobbiamo adeguarci. Remo, vi ringrazio per questa cortesia, per questo spazio. No, grazie a te. E sapete che se non giochiamo mai più il derby Pescara-San Benedettese, io sono un grande simpatizzante della vostra squadra, lo sai. Grazie Remo, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Un saluto a tutti. Ciao, grazie a tutti, ciao. Allora, ciao Remo. Cristian Galano, buonasera, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ciao, è l'attaccante che ha realizzato questi 12 gol con il Pescara. Oggi avete ripreso gli allenamenti per la prima volta in maniera collettiva. Ti chiediamo subito come stai tu, come hai vissuto questa bruttissima esperienza, brutta ovviamente per tutti, però ormai sentite il profumo del campo. Sì, oggi abbiamo iniziato il primo giorno tutti insieme di squadra, dai, siamo contenti, è giusto così, è giusto ripartire perché questo è il nostro lavoro, ci mancava, siamo tutti contenti, oggi eravamo come il primo giorno di scuola, però dai, questa quarantena tutto sommato l'ho passata in modo positivo, non pensandoci, allenandomi sempre ogni giorno, e ora niente, ora siamo pronti per ricominciare. Allora chiedo agli altri amici, a Walter, a Francesco, a Riccardo e Totò, se Galano è stata veramente l'arma migliore di questa prima parte, definiamola così, della stagione del Pescara. Iniziamo da Totò. Ma non ho dubbi al riguardo, perché sono fin dalla prima giornata, e tra l'altro c'era tanta attesa. Io, insomma, Galano è sempre stato un estimatore proprio per le sue qualità, non mi ha sicuramente deluso fin dalla prima giornata. Credo che sia stato un valore aggiunto molto, ma molto importante. Non lo dicono soltanto i gol che ha segnato, insomma, che è arrivato vicino al suo record, quindi io credo che sia
veramente un talento notevole e lo sta dimostrando. Spero appunto che si ripresenti allo stesso modo, questa lunga sosta non l'abbia arrugginito, non le abbia tolto quelle motivazioni che ha avuto nella prima fase del campionato, perché insomma lui può essere veramente il giocatore tra i più importanti in questa fase, ma anche per i compagni, voglio dire, per quello che rappresenta in mezzo al campo. Ecco, chiediamolo a lui come ti senti. Ovviamente un po' per tutti c'è questa difficoltà di riprendere il ritmo partita, no Christian? Innanzitutto ringrazio Toto. Lo ringrazio per queste parole. Io spero di riprendere come ho finito, diciamo. È normale che posso fare ancora di più, perché nell'ultimo periodo comunque la squadra non si è espressa benissimo, perché comunque abbiamo avuto un sacco di, non voglio cercare alibi, però è la verità, abbiamo avuto un sacco di infortunati, influenzati, quindi l'ultimo periodo è stato davvero un casino. Ora ci stiamo, ripeto, siamo la rosa al completo. Io spero di iniziare come ho iniziato l'anno scorso, forte, e di dare una gioia ancora più grossa a questi tifosi, a questa gente. Ecco, lo chiedo a Walter Nerone e Francesco Di Francesco: c'è stato un Galano 1 e un Galano 2 in questa fase fino a febbraio? Non perché il suo rendimento sia sceso, ma soprattutto a livello tattico e anche in fase conclusiva, Walter. Ma allora, intanto confesso una cosa, Christian non me ne vorrà, io avevo un dubbio: la continuità. Negli ultimi anni forse l'avevo seguito di meno, però mi era rimasta, come dire, questa cosa di un giocatore che andava al corrente alternato. Invece è stata una piacevole scoperta. Anche sotto questo profilo, sul piano tecnico ovviamente non mi sorprende affatto. Il problema del rendimento, secondo me, come per molti, quasi per tutti i giocatori che lavorano negli ultimi 40 metri, e molto è anche funzione della squadra. Inevitabilmente una squadra che gira bene valorizza chi sta lì davanti poi a rifinire. Lui, credo che, adesso mi vengono in mente un paio di situazioni in particolare, ma ce ne sono in molti casi, come dire, ha tolto le famose castagne dal fuoco alla squadra, ma questo lo puoi fare se la squadra ti dà la possibilità di esprimerti. Nei momenti in cui la squadra ha avuto più problemi era inevitabile che Galano avesse qualche problema in più a esprimersi. Credo però che se ci sta, diciamo, di non dire niente di sorprendente, se dico che è uno dei 4-5, forse anche 3 giocatori che secondo me più decisivi di questa Serie B. Poi che il Pescara stia lì in classifica è un insieme, un discorso. Quindi Christian, anche tu hai avvertito le esigenze tattiche dei due allenatori, prima Zauri e poi Le Grottaglie, no? Però innanzitutto voglio rispondere alla prima cosa che mi ha detto quando mi parla di continuità. Beh, negli ultimi anni purtroppo mi hanno etichettato questa cosa qui, che io sinceramente non l'accetto, perché ho sempre dimostrato, penso, il mio valore. Poi vedo comunque tanti giocatori che fanno 2 gol, 2-3 gol e si trovano in Serie A. E quindi cioè, cosa devo dimostrare più? Sono parecchi anni che comunque sto, anche quando ai tempi di Bari, che dimostro. Certo. Ecco, secondo te allora perché ti hanno messo questa etichetta? Ma non lo so. Cioè, non riesco a darti una spiegazione, ma vabbè, sinceramente non lo so. L'importante è quindi che Ma secondo me sono scuse. Queste sono scuse. Perché uno che fa un esterno d'attacco, un centrocampista offensivo che fa ora ho fatto 12 gol e il campionato deve ancora finire, a Bari ho fatto 17, l'anno prima 13 e poi comunque 7, 4, cioè di cosa parliamo? Cioè, no, ma Christian, capiamoci, no, ma non è quest'anno, una era solo una differenza a livello tattico, non era
una valutazione sul rendimento, perché abbiamo detto in apertura che tu sei stato l'elemento che ha dato di più a questa squadra. No, no, ma non è un attacco. No, comunque, che c'era, ma lo sento dire spesso. Sì, perché vengo sempre etichettato come Cristian, hai ragione, come se non faccio mai niente. Cristian, hai ragione, io l'ho premesso, è un mio, come dire, non ti avevo seguito nelle ultime 2-3 stagioni in particolare, però ecco, questa cosa mi era arrivata anche a me e io ero, sì. Come dire, avevo questa cosa, adesso fa 5 partite e poi sparisce, invece devo dire, ha smentito tutti sul campo, il campo, cioè, dice la verità. Poi nella carriera tua la Serie A secondo me manca proprio per quello che dici tu, perché ci sono stati dei fattori esterni, secondo me non hai avuto, sì, esatto, non hai avuto fortuna neanche con sei le poco squadre. Sponsorizzato, Cristian, forse esatto, ha pochi sponsor evidentemente e soprattutto le squadre non lo hanno aiutato, perché hanno avuto una serie anche di quello, problemi, certo, per cui alla certo. fine alla fine vieni coinvolto nel destino della squadra. Questa Francesco, c'è qualcosa che vuoi chiedere a Cristian prima di lasciarlo? Che chiedere, fare i complimenti per l'ultima puntualizzazione, un attaccante esterno o chiamatelo seconda punta, comunque non una punta centrale, che segna 12 gol, se li proiettiamo con le giornate che mancano, non mi ricordo se ne mancano 9, 10, quante che ne mancano, 10 partite, magari altre 4-5 gol, ed è quello che gli auguriamo li farà, e credo che resterà una stagione molto positiva, così come lo è stata fino adesso. Posso? Sì, Cristian? Henry. Totò, dimmi. No, io se posso aggiungere qualcosa, sì, sull'argomento Galano, che mi interessa molto. Sì. Voglio dire, Galano ha una dote particolare, quella del calciatore che non ha paura di prendersi la responsabilità. E questo probabilmente certe volte se sbaglia un passaggio, sbaglia un fondo, magari gli ha dato qualche motivo a qualcuno di criticarlo, ma invece questo è proprio, credo che sia soprattutto il suo merito, questa capacità di prendersi le sue responsabilità, e non lo esprime soltanto facendo tanti gol, ma proprio nei momenti anche difficili della partita, momenti in cui fai fatica, lui lo trova lì davanti proprio per questa capacità che hanno, insomma, i giocatori di qualità, è una caratteristica, quella di avere la capacità e la personalità per prendersi la responsabilità di stare nel vivo della squadra e del gioco. Beh, insomma, Cristian, qui a pescare il giudizio è sicuramente positivo un po' da parte di tutti su di te, te ne sei accorto? Sì, no, ma lo so, io ho solo voluto dire la mia, perché comunque mi dispiace che ripeto, vengo sempre etichettato con questa cosa della continuità, però sono contento però non hai risposto alla domanda che ti ho fatto prima dallo studio, le Quale? Differenze che hai trovato sul piano tattico da Zauri alle Grottaglie. Guarda, sono due allenatori comunque diversi, perché Zauri amava 4-3-3, giocava 4-3, invece le Grottaglie ha dei concetti, è un allenatore interessante, ha dei concetti ben precisi, sa quello che vuole. Bisogna soltanto seguirlo, perché ora il mister sta nell'ultimo periodo a giocare col 3-5-2, però ripeto, a me dove mi fai giocare io do sempre il 100%, è normale che come ho detto tante altre volte le mie caratteristiche sono altre, però non ho trovato nessuna differenza, anzi sono due allenatori secondo me che bravi. Mi dispiace per mister Zauri, perché secondo me certo si poteva fare bene con lui, però poi ma avrà modo di riscattarsi, già tante richieste Zauri per la prossima stagione, quindi farà una bella carriera anche lui. L'ultimo flash di Andrea Costantini con Galano e poi lo lasciamo. Andrea, due domande flash, saluto Galano. Intanto, che approccio ha avuto con questa doppia tornata di test sierologici e tampone, e poi quanto vede essere un'incognita questa ripresa del campionato a distanza di così tanti mesi?
Beh, sicuramente riprendere dopo tanti mesi comunque non è semplice, perché comunque mancano 10 partite e dobbiamo dare tutto. Ora stiamo facendo tutti i controlli, le visite che ci vengono richieste. Per fortuna nessuno è risultato positivo. Niente, ora ci stiamo, come ho detto prima, ci stiamo preparando per affrontare. Ma sarà un altro campionato, Cristian? Beh, sicuramente sarà un altro campionato. Io me lo auguro, anche perché comunque abbiamo tutta la rosa a disposizione, quindi possiamo fare un campionato diverso, possiamo dire la nostra nel vero senso della parola. Quindi mi auguro davvero che possiamo fare per i playoff. Me lo auguro. Noi pensiamo comunque alla prima partita, che è la Juve Stabia, che è un avversario tosto, quindi già stiamo pensando alla Juve Stabia, sinceramente. Grazie a Cristian Galano per questo contributo, ovviamente in bocca al lupo. Ciao, per Christian, questo finale di stagione. Grazie. Speriamo di vederci. Grazie. Sempre gioire con la maglia del Pescara. Grazie, un saluto da tutto lo studio. Grazie Galano. A voi, grazie. Buona serata. Allora, andiamo in pubblicità e poi riprenderemo con altri ospiti, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture ed interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21 e 41 minuti, rientriamo in diretta con il nostro numero di replay, con vari collegamenti, dunque diramati calendari in Serie A, e questa sera abbiamo il piacere di avere in linea il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Buonasera direttore. Buonasera, salve, grazie per l'invito. Intanto auguri, perché lei il 7 maggio è diventato papà della splendida bimba Nina, quindi auguri a lei e a sua moglie, grazie, Giorgia. Grazie. E il Parma sarà anche la prima squadra a scendere in campo. Poi Pescara è diventata un po' la sua seconda casa, quindi è un pescarese d'adozione, si trova bene innanzitutto nella nostra città. E come ha vissuto questo periodo di lockdown, direttore? Intanto grazie per gli auguri da parte mia e della mia famiglia. Sì, e più che una seconda casa, ormai è una prima casa, perché io lì sto 4-5 giorni a Parma e 2 quando posso scappo a Pescara. E l'ho vissuto questo lockdown un mese a Parma, perché la mia compagna, essendo incinta, ho evitato dopo la partita sospesa. È stato un lapsus non voluto ma voluto, con Parma Spal, che deve essere una partita che per molti non si va a giocare. Sono stato un mese lì a Parma, ho rispettato tutte le norme, poi sono venuto qui e ho fatto la quarantena a Pescara da solo, mentre la mia compagna era dai suoi genitori per salvaguardare il mare. Meno male che c'è il mare, che lei ama tanto. Sì, 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 perfetto, perfetto, infatti. Allora, però l'ho vissuta lavorando, mi dica. I calendari in serata, il Parma torna in campo, il calcio è pronto a ripartire, ne abbiamo parlato poco fa anche negli altri collegamenti. E voi addetti ai lavori, e soprattutto lei con la sua società, come valuta questa riapertura della stagione, che ovviamente doveva essere un po' scontata vista l'importanza dell'industria calcio? Noi, vabbè, il calendario è quello, 12 partite in un mese e 10 giorni, 40 giorni, non è semplice, ma come dobbiamo giocare noi dovranno giocare anche gli altri. A noi mancano dei punti per ottenere la salvezza, non è facile, però ce la metteremo tutta. Inizieremo noi con il recupero col Torino e poi dopo 2-3 giorni giocheremo subito a Genova, per cui due trasferte consecutive. La prendiamo come una ripartenza. È normale che c'è i pro e i contro, però io non la vedo solo a livello economico, la ripartenza la vedo pure a livello sociale. Non era primo sentito che, giustamente qualcuno diceva, in Francia hanno deciso sì e sì, in Germania hanno deciso di ripartire. Noi forse abbiamo preso un po' di tempo per cercare che la pandemia e i contagi si abbassassero. Ecco, due domande flash da parte dei nostri colleghi più anziani, Totò De Leonardis e Walter Neroni. Totò e Walter, Totò, velocemente, perché il direttore ha pochi minuti per noi. No, sì, tranquilli, sono una cena di lavoro come sempre, però tranquilli. E infatti, Totò. Salve Faggiano, intanto auguri per la paternità, che è la cosa più bella in questo momento. Per la novità, no, io ho una domanda che volevo fare sui problemi di questo calcio. Io credo che uno dei problemi maggiori che ci sia quello dello scarso equilibrio che c'è tra le società, tra le varie società, per quel che riguarda i contributi, soprattutto che arrivano alla televisione. Voglio dire, nel momento in cui si fa tutto lo stesso campionato, io credo che non sia giusto che ci sia sia il bacino di utenza a determinare il contributo che deve ricevere. Credo che questo potrebbe essere uno dei valori importanti proprio per fare un passo avanti il futuro sul calcio, soprattutto sul calcio di Serie A. No, è un'osservazione giusta, però purtroppo quando si fanno le riunioni di Lega, della federazione, non vado io, non va lei, vanno i presidenti, che sono i proprietari delle squadre. Se non parlano loro, gli va bene determinate situazioni, è dura. E il brutto è parlarne sempre dopo. Questo è il problema. Esatto, sì. Lei ha
il punto è focalizzato bene, però non capisco posso dire anch'io tante volte adesso c'è il problema dei contributi che qualcuno dice che già li ha presi dalle banche, adesso Sky non vuole pagare più. Io dico che il problema, tipo al calciomercato, io sto attento a quello che devo spendere e qualcuno invece spende e spande perché i soldi già se li è presi e non va bene. Walter Verone, una curiosità? Sì, buonasera. Quest'ultima parte del discorso mi ha bruciato la domanda perché volevo in pratica arrivare lì. Cioè, fino a che punto si ricomincia per i diritti televisivi piuttosto che per avere un risultato tecnico? La mia sensazione è che la parte economica sia stata molto ma molto... Guardi, io posso parlare per il Parma. Il Parma, no, quando una volta uscì un comunicato che se avessimo continuato a giocare avrebbero tolto la Lega di Serie A, aveva scritto che erano tutti d'accordo, 2 mesi, e invece se non avessimo continuato a giocare 4 mesi, non so se vi ricordate quel comunicato. Sì, sì, sì. La mia società prima, insieme a me, con i calciatori, in conference, perché non si poteva, avevamo detto altre situazioni che noi abbiamo fatto dei calcoli, siamo fatti dei calcoli di perdite che ci saranno in tutte le squadre, dalla Serie A ai dilettanti, e avevamo optato per delle situazioni e non erano certo quelle, erano molto meno, no, molto meno no, ma erano meno. Ognuno, per cui noi non, o contributi o non contributi, erano quelle le perdite e volevamo far sì che tutto andasse per il verso giusto. Anche i premi pattuiti sarebbero stati pagati, elargiti quando alla scadenza, anche se il campionato non fosse continuato, per cui io parlo per me. Poi gli altri, è normale che, come dice lei, io e la mia squadra e ho dimostrato che siamo andati in ritiro quando nessuno è andato, che abbiamo tolto un mese sia se avessimo giocato che no, che nessuno l'ha fatto, nessuno, non mi dite, qualcuno si è spalmato. È vero questo, è vero. Si spalmerà, ma non è che si sono tolti. Per cui io, il mister che voi conoscete, che è proprio pescarese, lo staff del mister e tutta la squadra si è tolto un mese, sia se il campionato fosse continuato che no. Per cui io sono orgoglioso dei miei calciatori, spero che ci salviamo quanto prima. Però noi lo facciamo perché il calcio è la passione. I miei presidenti sono 7 soci che li mettono quasi tutti personalmente, sono tifosi del Parma, ci tengono e facciamo quello che possiamo. È normale che poi a gennaio non spendiamo 20 milioni di euro. Francesco, ultima domanda, ce ne sarebbero tante, però stiamo per chiudere il collegamento perché sta entrando il tecnico del Pescara, Le Grottagli, che saluto. Buonasera mister Francesco. Buonasera, intanto auguri al neopapà. Grazie, gentilissimo. La domanda è sempre relativa al calcio diverso, agli interessi e a tutto il resto, perché siamo consapevoli che ci sono degli interessi talmente alti che è difficile mettere d'accordo determinati presidenti. Ha detto bene lei, alle riunioni vanno i presidenti. Sì, io penso che bisognerebbe mettere d'accordo il presidente del Parma con Lotito, secondo me l'ha detto lei, per terra, l'ha detto lei appunto, per terra, per il ridere. La dimostrazione e la domanda è questa: secondo lei si arriverà mai così come ha fatto l'Inghilterra, che ha da tempo attuato il sistema della NBA, il 75% della somma disponibile si divide in parti uguali tra tutte le società della Premier League. Il 25%, Manchester City prende una somma, l'ultima in classifica ne prende un'altra in percentuale, ma la fetta più grande permette soprattutto alle società piccole di lavorare diversamente. Secondo lei, secondo me no, non ci si arriverà mai, perché gli italiani sentiamo sono il direttore così. No, io sarebbe pure giusto e logico quello che ha detto lei, però come ha detto anche lei sarà dura, ma nello stesso tempo io penso che se si voglia cambiare qualcosa, a me quello che mi dà fastidio, io sono forse, non per cattiveria, il più giovane o direttore sportivo o tra di voi tutto, forse il mister Le Grottagli è più giovane di me,
però non, siccome ho la passione per il calcio, non posso ascoltare durante una pandemia che si cambiano i format dei campionati, si cambiano tutto, semiprofessionismo, dilettantismo, la Serie C sparisce in difficoltà. Si sanno anche prima queste cose. Per cui, se noi vogliamo migliorare, come dice lei, il 75% va a tutte, perché io, se sono una neopromossa o sono, che vi devo dire, il Castel di Sangro di turno che vado in Serie B o il Chievo che vado in Serie A, non posso avere la stessa risonanza o la stessa, o gli stessi tifosi della Juventus o del Milan o dell'Inter, però devo avere le stesse possibilità, perché sennò tanto in un anno, se mi salvo, è un miracolo sportivo, e poi se retrocedo è la normalità. Invece dovrebbe essere tipo il Leicester della situazione, no? Sì. Bene, direttore, allora siamo in chiusura. Grazie per questo contributo. Pescara, grazie a voi, mi ha fatto molto piacere. Serie A per voi, spero, perché c'è lei che ama Pescara, c'è il tecnico biancazzurro. Cioè, biancazzurro, pescarese, come Roberto D'Aversa. Quindi, insomma... Salutate il mister, un abbraccio, grazie. Può risponderle il mister, salve, perché è in diretta, quindi... Grazie, Daniele, direttore, e... Ci vediamo a Pescara, perché ormai Pescara la conosce bene. Grazie, grazie al direttore sportivo del Parma. Accogliamo il tecnico del Pescara, Nicola Legrottagli. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera a voi. Come sta? Bene, bene, molto bene. Allora, anche a lei la preghiera, carica, di mettere in orizzontale il telefonino, perché mi dicono sempre, okay. Ecco, eccomi, la preghiera. Perfetto, perfetto. Allora, oggi... ha ritrovato la squadra per questo lavoro collettivo, una sensazione nuova? Sì, nuova, bella, come quando respiri l'aria del campo, dell'erba, è sempre qualcosa di positivo, qualcosa che ti piace, ti appassiona, è il nostro sì lavoro, ma è anche la nostra, il nostro hobby, passione, tutto c'è nel calcio. E qui soprattutto abbiamo ritrovato la famiglia, la nostra famiglia, la famiglia del Pescara. Stare lontano dalle famiglie, no? Come metafora, è uguale come la famiglia naturale, quindi stare lontano dalla famiglia ti pesa, e a noi ha pesato molto stare lontani, e adesso ecco siamo felici di esserci ricompattati tutti quanti. Allora, noi abbiamo due barbe bianche, Nerone e De Leonardis, arriva lei con la barba nera, questo nuovo modello, perché le cortate la barba? Ma no, perché avevo voglia di vedermi con la barba, solo una scelta mia personale, quindi non vita vedo nuova. Sì, ma giusto per provare, a me piacciono le sfide, le cose nuove, anche una barba quando non l'hai mai portata può essere una novità, non mi spaventano di certi cambiamenti, ecco, quello... Allora chiedo agli amici e poi lei risponderà, cosa vi aspettate di nuovo da Legrottaglie, Walter e poi Riccardo, Totò e Francesco? Walter, sentiamo poi se è d'accordo il mister. Oddio, di nuovo ti aspetti? È facile dire che uno si aspetta che trova la quadra per rimettere in corsa la macchina. Invece io, ecco, più che cosa mi aspetto è cosa, mi chiedo cosa si aspetta lui da questo diciamo diverso contesto nel quale si riparte. Io sto guardando con la coda dell'occhio il campionato tedesco, ne parlavamo prima, abbiamo sperimentato che senza pubblico anche lì il fattore campo sembra sparito. Legrottaglie, che ne pensa? Sono d'accordo. Può essere un vantaggio o uno svantaggio? Beh, per la squadra forte può essere sicuramente un vantaggio, perché spesso le squadre, no, soprattutto quelle squadre dove fanno del tifo l'arma in più, possono perdere quel valore aggiunto, no? E quindi per le grandi squadre, quelle squadre più strutturate che giocano per vincere, secondo me sono più avvantaggiate, e quindi anche saranno avvantaggiate le squadre che hanno sicuramente lavorato meglio in questo periodo, che hanno lavorato anche in maniera personale, i giocatori, tutti coloro che hanno lavorato in maniera personale, è fatto un lavoro discreto e buono, avranno i vantaggi, quindi io mi aspetto un campionato con tanti gol, queste 10 partite dove ecco, spero ci siano tanti gol, perché il calcio comunque è sempre uno spettacolo, e soprattutto difficoltà nel reggere, no, i 90 minuti, perché poi durare 90 minuti, 3 partite a settimana,
o hai una rosa che puoi farla girare e quindi gestire le forze e le energie, oppure diventa un po' complicato. Ecco, quella difficoltà la dobbiamo mettere in conto. Ecco, stiamo vedendo intanto le immagini dell'allenamento di oggi. Riccardo Clinco, che vuol dire il mister, Nicole? Riccardo. Mister, ti trovi di fronte ad una situazione diversa anche di allenamento, perché tu hai fatto le coppe europee e giocavate la domenica, il mercoledì, la domenica. Ti trovi in questa fase con giocatori che diciamo non sono abituati a questo ritmo. Cambi il tipo di allenamento, hai in mente proprio sulla preparazione, oppure andrai avanti con diciamo il tuo piano come quello di prima? Allora, da questo punto di vista la mia metodologia mi aiuta un po' in questa situazione un po' strana, anomala, perché lavorando sempre e solo con la palla come metodologia a me non cambierà poco. Quello che è cambiato sono quelle 3 settimane che non potevo utilizzare il collettivo, e quindi ho dovuto, ma mi ha fatto anche piacere farlo, utilizzare le 3 settimane per preparare a secco, ecco, diciamo, si parla questa parola, a secco, con un lavoro fisico personalizzato i giocatori. Quindi me li ritroverò anche da un punto di vista atletico, fisiologico, psichico, pronti per affrontare già un lavoro con la palla ma di alta intensità. Ecco, questo è quello che mi fa stare sereno. Poi l'allenamento, i miei allenamenti non cambieranno, devo solamente gestire i carichi e devo non caricare molto, perché non credo che per esempio in questo periodo serve caricare molto, ma serve gestire quello che abbiamo fatto in queste 3 settimane, ma andando sul ritmo, andando molto su situazioni di gioco, raggiungendo una percentuale, un minutaggio di alta intensità maggiore possibile. Quella sarà la mia prerogativa, e soprattutto cercare di utilizzare tutti i giocatori della rosa, perché saranno fondamentali tutti. Abbiamo 27-28 giocatori e spero di recuperarli tutti, perché tutti giocheranno, tutti avranno occasione di mettersi in mostra. Allora, subito Andrea Costantini, a tal proposito vuole fare una domanda. Andrea. Buonasera mister, a tal proposito ci può dare gli ultimi aggiornamenti circa le condizioni di Marco Tumminello? E poi le chiedo, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha definito le grottaglie uno dei suoi maestri insieme con Cannavaro, un commento anche su questa frase. Dunque, Tumminello, Chiellini. Beh, fa piacere perché Giorgio mi abbia fatto, ecco, questo complimento. È un complimento sentir dire da uno dei difensori più forti d'Europa, se non del mondo, a oggi come centrale, che sono stato il suo maestro. È stato facile, perché comunque quando hai grandi campioni alla base c'è l'umiltà, e quando non è che si raggiunge un livello senza quell'umiltà e senza quella determinazione che lui ha sempre dimostrato. Quindi per me insegnargli il mestiere, perché lui in quel periodo non era un centrale, era un terzino, quando poi gli ho detto che secondo me era uno dei ruoli che poteva fare benissimo e anche meglio, lui l'ha accettato in maniera umile, si è messo lì e ha ascoltato. Per me è stato tutto semplice. Quindi grazie a Giorgio per queste parole, ma spero di continuare a essere, ecco, di aiuto per tanti altri difensori. Adesso sono allenatore, quindi devo farlo adesso, il mio lavoro migliore. Su Tumminello, ecco, invece, che novità abbiamo? Forse non molto positive. Allora, Marco abbiamo notizie, diciamo che domani va a fare un'altra visita, o domani o dopodomani c'è un'altra risonanza. È andato a Roma, ha fatto una visita e quindi sembra, da quello che poi il dottore saprà dirmi domani, le notizie che mi sono giunte oggi, sembra che il crociato non sia stato toccato e quindi è stabile. Si parla di sospetta distrazione al collaterale, però domani sì, ovviamente ne sapremo di più. Sì, sospetta distrazione, quindi i tempi saranno all'incirca un mese per vederlo in campo. Allora, chiudiamo con De Leonardi. Sant'Antonio, cosa ti aspetti dal mister Le Grottaglie in quest'ultima nuova fase della stagione? Totò.
Ma guarda, io partirei proprio da quello che ha detto, cioè il problema dell'intensità, quindi anche qui della cattiveria agonista. Credo che sia il problema principale in questo momento, anche per quello che ho visto un po' dal campionato tedesco, che insomma la cosa più difficile è proprio quella di avere quell'intensità che di solito si ha, soprattutto nel campionato di Serie B, da parte dei calciatori. Non credi appunto che possa essere proprio questo, questa è una delle chiavi per ripartire bene in questo finale, quello di avere la capacità di giocare con l'intensità, con la cattiveria giusta, agonistica ovviamente, che può fare soprattutto la differenza nel momento in cui insomma il campionato si gioca in poche settimane, soprattutto con difficoltà notevoli di ambiente, di caldo e via dicendo. Ecco, io per rispondere alle Grottali chiedo scusa anche Francesco, sì. Se vuole aggiungere una domanda poi risponde a tutte e due il mister. Francesco, Semplicemente cosa teme di più per questa ripresa, per questa fase nuova, stranissima, e cosa nel contempo lo preoccupa? Bene, allora, intensità e allora, cosa per quanto di riguarda più, l'intensità, sì, per quanto riguarda l'intensità, la mia idea di intensità, quando alleno l'intensità, è quella di allenare anche la capacità di scelta del giocatore. Per intensità io non intendo correre e far vedere che presso tutti, perché io posso anche avere un'intensità altissima ma fare tutte le scelte sbagliate. Il calcio, il gioco del calcio è fatto di scelte, quindi essere intensi e veloci nel fare la scelta migliore, e quella si allena, perché è una capacità che va allenata durante la settimana. Quindi si lavora sul cognitivo, si lavora su questo, sulle soluzioni da trovare in campo. Quindi quella intensità intendo io. In più essere anche pronti fisicamente per poter poi essere lucidi per farle quelle scelte. Quindi io allenerò quello e mi aspetto una squadra che sappia leggere prima degli altri le situazioni. Questo è il mio metodo di lavoro, e lascio veramente i giocatori cercare di pensare il prima possibile la soluzione migliore. Poi l'altra domanda, se teme qualcosa di particolare, cosa teme? Guarda, per principio credo che quando temi qualcosa ti accade, e quindi ho imparato nella vita che non devi temere nulla. Cosa la preoccupa? Ribadisce che Pescara Juve Stabia sarà una finale di Champions per lei? Sì, ecco, preferisco avere obiettivi più che temerli. Mi piace avere l'obiettivo e cercare di fare qualcosa per raggiungere quell'obiettivo, quindi non reagisco ma agisco, dico sempre. Noi dobbiamo agire in funzione degli obiettivi che abbiamo davanti. L'obiettivo è Juve Stabia e dobbiamo vincere quella partita. Da lì, e ovviamente poi c'è un avversario, e noi prepariamo tutte le partite per vincere. Lo sport è fatto di competizione, e vince spesso chi sta meglio e chi fa le scelte migliori. Noi ci prepareremo al top, questo posso assicurarlo. Poi il calcio, ecco, è bello perché non puoi mai sapere come va a finire. Bene, cosa la preoccupa? Grazie, chiedo scusa Francesco, grazie all'allenatore del Pescara Nicola Legrottaglie, in bocca al lupo per il finale di stagione e speriamo che la vediamo sorridente per le prossime partite, così siamo felici un po' tutti. Grazie per questo. Grazie contributo. A voi. Grazie. Buona pubblicità serata. E tra poco torneremo qui in diretta. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22:11 minuti, rientriamo in diretta per l'ultima fase della trasmissione. In questo periodo ci sono stati tanti fiocchi rosa. Prima abbiamo dato gli auguri al direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, per la nascita della piccola Nina. Oggi è nata anche Diamante, la nipote del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Quindi facciamo gli auguri al presidente del Pescara, ovviamente ad Alessandro Bruno e Michela Sebastiani. C'è anche un'altra nascita, quella di Greta Oddo. E abbiamo in collegamento proprio l'allenatore Massimo Oddo. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Tanti auguri per la nascita di Greta il 22 maggio. Auguri a lei e alla signora Roberta. Come va mister? Grazie, buonasera a tutti. Bene, bene, un momento felice perché è nata Greta, quindi siamo contenti. Quindi la prima femminuccia in famiglia, no? La prima in famiglia, sì, femminuccia, ci voleva. Come ha passato questo periodo Massimo Oddo? Intanto sta bene, sì, tutto bene. Tutto bene, niente, mi sono attenuto alle regole che ci hanno dato, è il minimo che potessimo fare. Dovevamo fare poco, stare a casa, quindi so che magari un po' per tutti è stato un momento tra virgolette noioso, ma insomma c'era chi stava peggio di noi, no? Chi ha vissuto questa quarantena in maniera peggiore, e mi riferisco a tutti gli operatori sanitari o tutti coloro che hanno lavorato per mandare avanti anche la nostra vita, quindi i trasportatori, che ha lavorato per i beni di prima necessità. Quindi noi dovevamo solo attenerci
alle regole, quello abbiamo fatto, quello fatto insieme. Poi lei ha vissuto una regione più colpita, la Lombardia, anzi i dati di oggi sono davvero positivi, fra virgolette, perché ci sono stati soltanto 175 contagi in tutta Italia, quindi andiamo verso una situazione più serena. E riprende anche il mondo del calcio, in serata è stato diramato il calendario della Serie A, tante versioni, tanti pensieri diversi su questo inizio, anzi il ritorno del mondo del calcio, che è sempre appunto la passione degli italiani, però c'è questa problematica di giocare in estate, di giocare senza pubblico, anche se su questo argomento diciamo subito che c'è una proposta per la riapertura degli stadi. Molti club di Serie A vorrebbero preparare un piano affinché si possano riaprire gli stadi tra il 10 e il 25% della capienza per la seconda metà di luglio. E questo è uno dei problemi di differenza peggiori rispetto agli altri? Lo chiedo proprio a Ollo e poi agli altri amici. Guarda, io sono assolutamente d'accordo nella ripresa per il semplice fatto che il calcio è la terza azienda italiana e non dobbiamo fossilizzarci a guardare la parte ricca del calcio, quindi calciatori, procuratori, presidenti e quant'altro, ma bisogna vedere cosa c'è alle spalle del calcio, tutti coloro che lavorano alle spalle del calcio, mi riferisco ai magazzinieri, a coloro che tagliano l'erba del campo, quindi tutte quelle famiglie che lavorano per il calcio, e quindi c'è assoluta necessità di riprendere per salvare il salvabile, e quindi senza fare del populismo che è uso fare in Italia, bisogna pensare a questo lato del calcio, bisogna pensare al calcio come qualsiasi tipo di azienda che c'è in Italia, grande azienda che da mangiare sfama a tante famiglie, quindi per questo motivo, con o senza pubblico, il calcio deve riprendere e deve finire questo campionato. Faccio un'ultima domanda, poi lascio pure lo spazio agli amici. Cosa non le è piaciuto, se c'è qualcosa ovviamente che non è stato di suo gradimento, in questa riapertura del mondo del pallone? Ma secondo me ci voleva un po' più di uniformità proveniente dall'alto, perché in questi momenti secondo me è necessario che un ente supremo, in questo caso l'UEFA o la FIFA, decidessero per tutti quanti, perché è difficile mettere assieme tanti pensieri, è difficile mettere insieme l'idea nazionale della Germania, dell'Italia o della Francia o dell'Inghilterra, quindi secondo me ci voleva un ente supremo che decidesse per tutti quanti, decidesse una riapertura per tutti, una data di apertura, una data di fine, una data di riapertura dei prossimi campionati. Secondo me è stato lasciato un po' troppo, una decisione troppo alle leghe nazionali, e questo non va bene secondo me. Allora, ci sono il Babbo Natale, Totò De Leonardis, Walter Nerone, partiamo dal più vecchio. Vai, Totò! Ah, pensavo fosse Walter più vecchio, vabbè, fa niente, accetto volentieri. No, ecco, Massimo, io credo che sì, il problema economico non sia marginale, nel senso, lo dicevo pure prima, vorrei sapere anche da te, il tuo parere, che è molto, a mio avviso, molto, molto importante da un uomo di calcio come te. Non credi che il problema non sia tanto il calcio dei ricchi, il problema è la differenza che ci sono all'interno delle strutture, voglio dire, differenze tra le società, soprattutto per quel che riguarda i diritti televisivi, che poi sono l'introito maggiore. Non credi che uno dei passi avanti debba essere questo, cioè quello di riequilibrare un po' quello che è il contributo che possono dare le aziende all'intera struttura, proprio per avere campionati più interessanti, ma credo anche un lavoro migliore per gli addetti ai lavori come te e come tanti allenatori. Ah, vabbè, ma questa è un'idea che supporto da tantissimi anni. È da tanto tempo che si parla, ad esempio, in Serie A di un campionato disequilibrato,
e quindi bisognerebbe farlo a 18 squadre anziché 20. Secondo me queste sono baggianate, non dipende da quante squadre partecipano a un campionato, ma dipende dall'equilibrio economico che c'è tra le squadre. L'esperienza della Serie A a Pescara, quindi siamo tutti diretti interessati, e a livello economico non si può competere, ma neanche, non dico con la Juve e con l'Inter, al tempo non si poteva competere neanche con il Chievo Verona, che a confronto di città tra Chievo, che è un quartiere di Verona, e Pescara non c'è neanche paragone. Eppure non puoi competere, perché sono società che prendono 10-20 milioni di più di una neopromossa, e quindi la neopromossa o ha un presidente o una struttura societaria, un blasone che gli consente di avere potenzialità economiche, o al 95% sei destinato a retrocedere. Quindi l'equilibrio del campionato è solo una questione non numerica, ma una questione economica, e basterebbe, a mio avviso, che le prime, diciamo, 8 squadre della Serie A si togliessero 2 milioni a testa per equilibrare il campionato a favore di squadre che vengono su o che comunque prendono pochi soldi rispetto a tutte le altre. Sta parlando anche da manager questa sera Odo, ma d'altronde ha fatto anche un corso, vero Massimo, prima di sedere sulla panchina, se non ricordo male, no? No, vabbè, io ho preso anche il diploma di direttore sportivo, ma più che altro mi sono laureato in management sportivo, quindi sono argomenti che mi sono sempre piaciuti, l'ho sempre seguito. Quindi a 360 gradi. Walter Nerone, l'altro Babbo Natale, eccolo qui. Dai, con Babbo Natale. Ci siamo, Walter, stasera. Ci tocca essere incudine, vabbè, ci stiamo, accettiamo il gioco. Allora, ciao mister, intanto anch'io mi associo agli auguri, alle felicitazioni per il tuo arrivo. E poi, insomma, volevo uscire un po' dall'attualità. Io adesso, mentre ti ascoltavo e condividevo le tue osservazioni, stavo guardando oltre. Cioè, questo finale di campionato a ritmo forsennato, in un mese, poco più, concludere tutte queste partite. Dopodiché, dico, non c'è anche la possibilità che vada a condizionare, noi speriamo naturalmente che dopo tutto fili liscio, che vada a condizionare in maniera anche pesante il nuovo campionato? Mi spiego, ci sono giocatori che sanno che devono cambiare squadra. Adesso, fatti salvi, sono tutti professionisti perfetti, per l'amor di Dio, non indico, non voglio dire niente, però voglio dire, ci saranno sì o no 10 giorni fra la fine di questo campionato e di fatto l'inizio del prossimo, i nuovi ritiri, le nuove preparazioni. Secondo te questi tempi ristretti condizioneranno e in che misura il rendimento di questa fase, o condizioneranno di più la mancanza di tempo per preparare il prossimo campionato? Un allenatore nuovo, una squadra nuova avranno metà del tempo. Sì, però è un discorso che vale per tutti. Sì, diverso il discorso se fosse per una squadra, se una squadra avesse 10 giorni, un'altra ne avesse 30, questo è diverso. Ma in questo caso è un po' tutto equilibrato, nel senso che sicuramente va a inficiare, ma per tutte quante le squadre, un periodo di preparazione più breve, un periodo di riposo che fisiologicamente in un calciatore è utile, ma è anche vero che il calciatore ha riposato praticamente in questi 2 mesi, 3 mesi. Quindi questo non è un grossissimo problema. Secondo me il problema più grande è che il campionato è fortemente condizionato, la fine di questo campionato è fortemente condizionato, non tanto secondo me in Serie B, dove più o meno il livello è quello, più o meno le rose sono quelle, e quindi se paga a livello di rosa il Trapani, paga altrettanto il Pescara, quanto il Perugia o quanto un'altra squadra. Ma in Serie A è fortemente condizionato, perché se noi andiamo a pensare che la Juve è la squadra in assoluto che ha la rosa più lunga e aveva competizioni come la Champions League e la Coppa Italia, e quindi avrebbe dovuto giocare in tempi normali ogni 3 giorni, una Lazio ad esempio avrebbe optato
o comunque si sarebbe concentrata solo esclusivamente sul campionato, avrebbe giocato una partita a settimana, si vede giocare le stesse partite della Juve a ritmi forsennati con una rosa che non è quella della Lazio. E quindi secondo me ci sono alcune squadre che sono sostanzialmente che pagano questa situazione, perché non hanno una rosa secondo me adeguata a sopportare le tre partite a settimana. Mister, è vero che il rischio infortuni è più elevato in questo momento? Beh, penso proprio di sì, nel senso che è normale che più giochi e più il rischio si viene da una lunga pausa, bisogna accelerare adesso. Una lunga pausa, bisogna riadattarsi, perché non è così automatico il fatto che tu stai fermo due mesi. È vero che sei stato fermo due mesi, ma comunque i giocatori si sono mossi, hanno fatto allenamento, però un conto è allenarsi in gruppo con la palla e quant'altro, un conto è fare delle corse, e quindi ti devi riabituare al pallone, ai ritmi di allenamento assieme ai compagni, che sono assolutamente diversi a livello di intensità in confronto a una semplice corsa sulla riviera. E quindi è normale che un riassetto ci vuole, e va incontro assolutamente a infortuni che sono più semplici da avere. Se non si è addormentato, vorrei sentire Riccardo Clinco. Riccardo, ci sei? Sì. No, solo qui. Ciao Massimo, volevo chiederti, tu hai giocato a tantissimo livello, una partita ogni tre giorni, quasi tutta la tua carriera. Secondo te che difficoltà incontreranno i giocatori, diciamo, di Serie B, non abituati a questo ritmo forsennato, e si trovano a fare tra l'altro tutte queste partite in estate con il caldo? Perché noi siamo abituati a giocare più col freddo che col caldo. Secondo te che difficoltà incontreranno? Ma secondo me non è una questione fisica, non è essenzialmente una questione fisica. È normale che una partita è molto dispendiosa, ma oggigiorno i ritmi di allenamento sono sempre quasi pari alla partita. Per preparare una serie di partite tu ti alleni quasi quanto una partita, se non di più. E quindi non è una questione strettamente fisica, se non quando tu hai qualche problemino dopo la partita e hai pochi giorni per recuperare. Se tu giochi una partita di domenica e la prossima la giochi la domenica successiva, se hai un problema ti puoi permettere di star fermo uno o due giorni e riprendere al mercoledì o al giovedì e poi essere disponibile la domenica. In questo caso, giocando ogni tre giorni, se hai un piccolo problema fisico durante la partita e non ti puoi permettere di fermarti, altrimenti salti quella dopo. Ma il problema non è tanto fisico, il problema è mentale, perché uno degli aspetti più importanti per il calcio, soprattutto per il calcio moderno, è il livello di attenzione, il livello di concentrazione, e giocare ogni tre giorni non è semplice, non è come giocare ogni settimana. Quindi anche quella è abitudine, come c'è un'abitudine all'allenamento, c'è anche all'allenamento fisico, c'è anche un'abitudine all'allenamento mentale che richiede concentrazione. Un conto è fare allenamenti ogni giorno, un conto fare avere una prestazione dove il livello di concentrazione deve essere massimale. Francesco Di Francesco, forza Francesco. Salve mister, intanto auguri per l'arrivo di Greta, auguri. Grazie. Anche al nonno, non ci dimentichiamo del Grazie. Nonno. E Benevento a parte, che è già come se fosse in Serie A, il resto dei valori saranno gli stessi in queste 10 giornate rispetto ai precedenti mesi, oppure proprio perché adesso, ecco, ogni tre giorni scattano altri meccanismi, che ne so, una squadra che alla sosta del campionato era settimo, ottava, potrà rendere di più, e viceversa quelle che magari erano seconde rendere di meno? Ma qualcosina può cambiare, perché comunque incide sempre lo stato di forma, però secondo me quello che inciderà di più vale lo stesso discorso della Serie A, nel senso che anche in Serie B ci sono delle rose più attrezzate e delle rose meno attrezzate. Chi ha una rosa più lunga sicuramente affronterà meglio un tour de force di partite ravvicinate, questo è poco ma sicuro, anche se poi in Serie B non è che abbiamo queste rose lunghissime, ma soprattutto di pari livello. Certo, ci sono delle squadre che sono più attrezzate e hanno la possibilità di variare un pochino di più rispetto ad altre, ma i valori più o meno sono quelli.
E chiudiamo il giro con Andrea Costantini dallo studio. Andrea. Sì, buonasera mister, le chiedo quanta voglia c'è di tornare in panchina la prossima stagione. Che poi dovrà aspettare settembre per la prossima stagione, si sono allungati i tempi anche per lui. Possiamo vedere quando sarà la prossima stagione. Beh, Gravina oggi ha detto che si dovrebbe ripartire il 12 settembre in Serie A, per la B siamo lì. Sì. La voglia c'è sempre stata, soprattutto dopo anni come questi, quando finisce la stagione e ti chiedi perché è andata così, perché sinceramente ancora non ho capito perché è andata a finire così, ti viene voglia di ripartire, questo è normale. Beh, con Massimo Oddo avremmo voluto chiedere chissà quante altre cose e quando tornerà a Pescara, però ci auguriamo che ci venga a trovare in studio. Ecco, l'ultima considerazione: se un campione come Messi dice il calcio non sarà più lo stesso, nulla sarà più uguale dopo il coronavirus, c'è un fondo di verità, Oddo? Ma io non sono d'accordo con Messi, sinceramente, nel senso che il calcio è sempre il calcio e ha il suo fascino, come ogni sport ha il proprio fascino. Posso fare i complimenti al mister per questa risposta? Certo. Grazie. No, nel senso che, il futuro, senso che il mondo sarà diverso, come prima. No, nel senso che io... penso che nella vita ci sono sempre delle difficoltà, nella vita personale di ogni uomo, ma anche nella vita dell'umanità. Nell'umanità in generale ci sono sempre dei momenti di difficoltà, ma questi momenti di difficoltà devono sempre essere affrontati a viso aperto, senza aver paura del futuro, ma con la volontà di ripartire meglio di prima. Per me pensare che non... quando succede un avvenimento negativo, il pensare prima che non sarà tutto come era è un atteggiamento negativo che fa male a tutti. Quindi bisogna pensare positivo, bisogna affrontare i problemi come si affrontano i problemi nella vita e andare avanti e pensare positivo sempre. Senza paura e con coraggio, come fece nella sua prima esperienza pescarese, da lì è partito il percorso di Massimo Oddo come grande allenatore. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima di lasciare il tecnico pescarese Massimo Oddo. Ci sono gli amici che vorrebbero chiedere tante cose, ma ormai siamo arrivati alla fine e Totò Walter a posto così ci farà la promessa a Massimo Oddo qualche volta di venirci a trovare nella sua Pescara. Grazie Massimo Oddo, grazie e in bocca al lupo per la prossima stagione, grazie per questo contributo. Grazie a voi, ciao mister. Ciao, grazie. Ciao. Allora Andrea, possiamo chiudere qui, non so se qualche ospite vuole aggiungere qualcosa, abbiamo detto un po' tutto per i saluti finali, non so Walter che questa sera ha partecipato per la prima volta, si sente dire non so, un suggerimento a questi tifosi che dovranno soffrire all'inizio, però sperano di tornare il più presto possibile sugli spalti, anche se con delle percentuali di presenza inferiore. Ma guarda, quello dei tifosi in questo momento, in questi giorni, vedo che è un argomento. Adesso si vede solo il baffo e la barba di Walter. Eccoli qui. Quello dei tifosi è un argomento che in quest'ultimo periodo viene solo sfiorato nella chiave sui giocatori, cioè mancano i giocatori. Cioè, io credo che i tifosi questo calcio ovviamente lo ameranno poco, perché lo potranno vivere solo di riflesso, perché non lo potranno condizionare nel senso più nobile del termine, con la loro presenza, il loro calore, il loro disappunto, la loro indifferenza, però fatta lì sul campo, perché come dicevamo prima anche con Totò, il fattore campo nel calcio è un elemento, così come lo sono i pali, le traverse, il vento, la pioggia, il sole. È una componente, insomma. È una componente. E quel fattore campo è fatto di urla, fischi, lamenti, boati, ululati, di gente che paga il biglietto per partecipare. In questo diciamo che a me mancherà qualcosa. A me mancherà molto, mancherà. Dopodiché ce ne faremo una ragione, io spero che fra un mese e mezzo,
magari diciamo in misura non supereremo tutto, supereremo tutto, come ha detto Massimo Oddo, bisogna guardare il tutto in prospettiva positiva. Grazie a te Walter, grazie a Totò De Leonardi, a Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco, grazie Andrea per in studio, grazie a Maurizio Davini in regia. Sì, hai detto prima di Messi, diciamo che Messi non ha esercitato la clausola rescissoria, quindi resterà al Barcellona. Va bene, grazie a Maurizio Daguino, continueremo a parlare in attesa del ritorno in campo ogni lunedì sempre alle 21. Grazie per averci scelto.